Il buongiorno è salutare. Incontro con lo specialista. Beh, un incontro graditissimo. Dovrei dire mi mancavi molto, MMM. Buongiorno, dottor Luca. Mauro Mario Mariani è tornato a trovarci, benvenuto. È sempre un piacere venire qui a Radio Azzurra, veramente. Mi sento un principe azzurro. Fantastico. Io, chiaramente, prima ancora di entrare in merito ad ogni argomento, vi ricordo che potete interagire con noi. Potete farlo tramite WhatsApp al 333 32 71 200. Potete farlo anche chiamando la nostra redazione allo 0735 58 70 80 e ovviamente potete anche interagire con noi sui nostri social. Dottor Mariani, che cosa bolle in pentola? Cos'è questa prospettiva rosea di cui tanto si parla e che c'è un alone nell'aria che ci incuriosisce molto? Allora, primo regalo al mio amico Luca e a tutti gli ascoltatori di Radio Azzurra, l'incipit di prospettiva rosea. La prospettiva è un'immagine di eventi futuri che ci si costruisce nella mente, non un'eventualità, ma la ricerca di un obiettivo da concretizzare. In questo caso, poi, la prospettiva è strettamente connessa all'immaginazione, alla capacità che ognuna ha di immaginare se stessa e di costruirsi nella mente un percorso orientato verso un preciso obiettivo, un futuro roseo, un orizzonte sereno. Beh, quindi c'è tanta positività in tutto questo. Sì. Allora, prospettiva rosea è veramente qualcosa che avevo nelle corde da tanto e per la prima volta ho fatto l'inverso, e allora qualcuno nel mondo dello spettacolo, fra i miei amici della televisione, mi hanno un po' detto che ho fatto come coloro i quali realizzano un libro dopo che è uscito un film, perché io prospettiva rosea era un progetto che avevo da tempo e l'anno scorso, fra maggio e ottobre, l'ho portato in 14 città, gratificato di entrare nei luoghi sacri di tante città, nei luoghi storici. E quindi Prospettiva Rosa è stato un atto unico. A un certo punto, dopo 25 anni di seminari, lezioni, incontri, sempre con una connotazione differente che mi dava proprio la mia sottolineatura e anche, diciamo, il mio crescere in questo mondo della medicina funzionale, mi si sono aperte, come sai, 12 anni fa le porte della RAI, e la RAI mi ha dato una dote che io non conoscevo assolutamente, è stato un tesoro per me, la concretezza, cioè dire più cose possibile in 3-4 minuti. Quindi i miei incontri, che duravano 3-4 ore, li ho concretizzati in un atto unico di 90 minuti. È stato proprio un dialogo con le donne che ho fatto per quei 4 mesi dalla Sicilia al Trentino in questi incontri con le donne dove sono venuti a migliaia. Che succede? Che fatto questo, tutte, ogni fine rappresentazione mi chiedevano il libro. Io dicevo, oddio, il libro. Ancora tremavo dopo le 360 pagine del Tao, che poi quello è stato un lavoro differente, in quanto il Tao è stato la summa di tante mie esperienze e di miei appunti, riordinati, rielaborati, riscritti, ma assolutamente era tutta roba che io avevo in onestà. Qui invece ho dovuto fare lo scrittore e quindi è venuta fuori la mia parte, tra virgolette, femminile, la mia parte artistica. Infatti il libro è un catalogo d'arte, ci sono ben 14 dipinti. Ho visto Botticelli. Io nel frattempo sto guardando in anteprima alcune cose, mi spiace quindi non le possiate vedere, ma è bellissimo, davvero, anche come grafica. Sì, perché poi andiamo dunque su Prospettiva Rosea. Ma lo faremo tra poco. Stacchiamoci. Lo faremo tra poco. Il buongiorno è salutare. Incontro con lo specialista. Beh, abbiamo parlato, abbiamo ascoltato il triangolo ed ecco che il triangolo si ricompone a questo punto, perché abbiamo una sorpresa. Innanzitutto con noi, ricordo, abbiamo il dottor Mauro Mario Mariani che ci sta raccontando in anteprima di questa prospettiva rosea, di questo nuovo libro che uscirà tra qualche giorno. Abbiamo al telefono l'editore del libro, Domenico Capponi. Buongiorno Domenico. Buongiorno. Buongiorno Luca, buongiorno Mario, buongiorno a tutti. Dai. Beh, allora, intanto raccontaci dove sei in questo momento. Allora, in questo momento sono in macchina, mi sono fermato e sto andando a un incontro sempre di lavoro legato chiaramente a, insomma,
alla casa editrice, quindi un incontro di lavoro, diciamo, ecco, mettiamola così. Senti, ma che te ne pare di questa prospettiva rosea? Beh, guarda, io sono, dicevo stamattina a Mario, appena ci siamo dati il buongiorno, sono emozionato, perché comunque è un lavoro che avevamo, diciamo, in cantiere, io dico, da 3 anni, nel senso, noi quando abbiamo fatto insieme quella bellissima avventura che è stata il Tao dell'alimentazione, che ci ha portato un po', come vi avrà detto anche Mario, in tutta Italia, sì, a presentarlo, sapevamo già che comunque il Tao avrebbe avuto una continuazione. Nell'arco poi del tempo abbiamo capito che questa continuazione, anche per il pubblico, per come rispondeva, doveva essere, appunto, doveva essere una continuazione in rosa, mettiamola così. E da lì è nato Prospettiva Rosea, e Mario ci ha lavorato tanto, e insomma è stato un lavoro complesso ma molto bello, perché poi dopo è un lavoro nuovo, perché comunque parliamo, appunto, la tua trasmissione in questo caso è appunto l'incontro con lo specialista, parliamo di un ambito che è quello editoriale specialistico, perché poi alla fine parliamo di medicina, di salute, di benessere, però lo facciamo in perfetto stile dottor Mariani. A modo suo, a modo, è chiaro. Con grande bellezza, il libro è veramente bello, proprio bello anche come oggetto. C'è tanto entusiasmo nelle tue parole, e credo che questo faccia bene anche all'autore, vero dottore? Siamo una squadra fortissima, chi trova Domenico trova un tesoro, no? Sono 5 anni che lui ha rapito proprio la scena, nel senso che siamo diventati insostituibili, non solo nel lavoro ma anche con gran piacere, condividiamo tanti bei momenti anche con le famiglie, con gli amici, cioè si è creata veramente una bella storia, quindi già questo basterebbe a gratificarci in toto. Come sempre accade, io cerco di insegnarlo ai miei figli, quando uno è sereno, quando uno lavora bene, quando uno sta bene, poi le cose vengono, è questione solo di tempo, quindi la serenità è una cosa che va difesa a tutti i costi, e l'amicizia rafforza la serenità, perché quando è un amico sei sereno. È verissimo, assolutamente. Io Domenico, io ti ringrazio davvero, so che c'è, questa è la mattina delle sorprese, stiamo parlando di un libro in anteprima, so che c'è una sorpresa importante che diamo anche in questo caso in anteprima, chi la dice? Vai edito. Vai edito. Lo stand è tuo. No. Faremo una cosa bellissima, tra l'altro l'abbiamo chiusa qualche giorno fa, proprio con grande impegno. Avremo uno stand di 32 metri quadrati alla fiera, al Salone del Libro di Torino, al Lingotto, nel padiglione nuovo e Oval. E praticamente abbiamo una cosa bellissima, è che abbiamo di fronte a noi, quindi il Piceno sarà rappresentato alla grande, perché abbiamo di fronte a noi lo stand di Mondadori, al lato lo stand della Rai e di fianco quello di Feltrinelli, quindi siamo nel cuore pulsante dell'editoria italiana, con Prospettiva Rosea, perché poi lo stand sarà brandizzato Prospettiva Rosea. Domenico, buona fortuna, grazie per essere stato con noi. Ti consegno anche i saluti di un nostro ascoltatore che si chiama Demis, che ti conosce molto bene. Saluta il mio amico Domenico, da poeta ad editore. Oh yeah. Questa ce la dovrei raccontare. Ti aspettiamo in studio. Grazie, vi continuo a sentire. Ciao, Dom. Ciao. Il buongiorno è salutare. Incontro con lo specialista. Stiamo raccontando la prospettiva rosea del... Alla ricerca dell'equilibrio. Sì, la prospettiva rosea del dottor Mauro Mario Mariani. Le sorprese non sono finite. È un sodalizio che continua da 12 anni, quindi è un'amicizia vera. Una coppia di fatto. Una coppia di fatto. Con noi al telefono abbiamo Massimiliano Ossini. Buongiorno Massimiliano. Buongiorno, meno prospettiva rosea per me, più equilibrio, ok? Ma tu vivi tra le tue belle donne, già in famiglia. Buongiorno Massi. Ma, raccontaci qualche retroscena, com'è dietro le quinte il dottor Mariani? È uguale, anzi, forse ancora più, di solito davanti alle telecamere qualcuno cerca di essere più superante, cerca di essere più personaggio. Mario, il dottor Mariani, lo è ancora di più dietro, anzi si deve trattenere quando siamo davanti alle telecamere. Questo proprio per dire che la persona è estremamente vera, pulita, trasparente, non ha un velo davanti al suo volto, quindi quello che pensa dice. A volte può essere anche un po'
un elemento di fastidio, però in realtà a mio avviso oggi servono persone così, perché quello che noi diciamo sempre, sorridere sempre, salutare sempre, abbiamo messo tanti hashtag tipo hashtag spremuta libera, spremuta libera, ma sì, anche d'estate, anche con le anche l'estate, sempre spremuta sempre libera, situazioni che a volte potrebbero dar fastidio a qualcuno, però noi mettiamo sempre, lui mette sempre la possibilità invece di poter ragionare, quindi di essere protagonisti della propria vita, cosa che un po' stiamo perdendo. Beh, io sono contentissimo di averti con noi questa mattina. Il feeling che avete col dottor Mariani è evidente, è limpido. Voi condividete tra l'altro l'amore per questo territorio straordinario. Come vi siete trovati? Come avete fatto a incontrarvi la prima volta? A pasta con la panna. La pasta con la panna, bellissimo, perché dobbiamo fare adesso un salto indietro con Linea Verde. Era gli anni belli d'oro per me in quanto 2008 in quanto mi approcciavo nell'ambiente della Rai con un programma importante, perché facevamo all'epoca 5 milioni, siamo arrivati a fare anche 6 milioni di telespettatori. A me serviva un nutrizionista per una serie di puntate e mi avevano consigliato il dottor Mariani, che non conoscevo però, non sapevo ovviamente chi fosse, con tutto che già comunque vivevo nel Piceno. Quando ci siamo incontrati abbiamo iniziato a parlare e abbiamo detto ma siamo tutti e due della stessa parte, che bello. E poi la cosa più bella è che abbiamo iniziato proprio all'interno di una scuola, una scuola per bambini, quando abbiamo lanciato i 5 colori, anzi forse siamo stati forse pure i primi, un po' i primi, certo, diciamolo. E lì ci si è aperto veramente un mondo, perché quando una bambina, una ragazza di Napoli, alla risposta ma il bianco, allora il verde cosa ti viene in mente, pensava all'insalata, al rosso al pomodoro, e al bianco la bambina ci guarda e ci dice a pasta ca pasta. Ecco, lì siamo scoppiati a ridere, però ci siamo detti quanto lavoro dobbiamo fare, veramente è un terreno super fertile ed è il nostro compito. Nel passato si sono fatti tanti errori, dagli errori dobbiamo solamente che imparare, quindi adesso è arrivato il nostro momento. Dove stai andando, Massimiliano? Sei in viaggio? In questo momento sono in viaggio, che sto andando a Milano, e work in progress, stiamo cercando di buttare un po' la rete per cercare di raccogliere un po' di frutti, e un progetto importante che speriamo possa andare a buon fine. Beh, noi ti facciamo un grande in bocca al lupo. Ti aspettiamo in studio. Questo progetto prevede, non è un caso, perché guardate, alla fine secondo me Linea Bianca è diventata Linea Marche, perché abbiamo, allora, ci sono io che sono il Piceno, dottor Mariani che è di Ascoli, Roberto Bruni anche del Piceno, professor Gregori che è anche lui del Piceno, il prorettore dell'Università di Ancona. Sto facendo questo progetto dove all'interno cercherò di mettere anche l'Accentec, che comunque si sta mettendo nel tronto, quindi alla fine diventa veramente una Linea Marche. È vero, speriamo. Siamo ben felici di tutto. Forza, questo ti Massi. Aspettiamo in studio, Massi, ti aspettiamo. Grazie, così raccontiamo anche di Calipè magari nei nostri studi, ok? Buon viaggio, Massi, un abbraccione. Grazie Mario, dai, Rosia. È arrivato Mario. Buon viaggio. Tra l'altro sì. Io però vi posso permettere di dire che è vero che è rivolto alle donne, ma ci sono tanti spunti anche per gli uomini comunque, perché poi alla fine quando si parla anche di alimentazione, certo, di benessere, ci sono anche, ovviamente prende anche noi, e poi è un bel regalo da parte di un uomo nei confronti della donna. Ottimo. Quindi veramente è un buon lancio per vivere meglio e vivere sani. Bene Massi, ci vediamo poi al Salone di Torino. Bene. Tra autori. Buon viaggio, ciao. Massimiliano, buon viaggio, buona grazie. Giornata, ciao. Buona giornata, grazie. Ciao, grazie, ciao ciao. Il buongiorno è salutare. Incontro con lo specialista. Eccoci di nuovo in diretta, siamo con il dottor Mauro Mario Mariani, stiamo raccontando la sua prospettiva rosea che uscirà in 10 giorni, sì, in versione editoriale tra qualche giorno. La stanno cucendo proprio in queste ore, stampa. Proprio in queste ore, è vero, è proprio così. E c'è rapidissimamente una carrellata, abbiamo scelto giusto un facciamo paio il rischio a tutto, vai. Di domande rapidissime. C'è Milena di Marino del Tronto: l'acqua da bere è importante, liscia, gassata,
alcalina, di rubinetto, quale scegliere? Allora, l'acqua va bevuta, anche l'acqua del sindaco, soprattutto la nostra, nonostante le polemiche del razionamento, del cambio gusto, è un'acqua assolutamente ok, e le donne, ancor più degli uomini, debbono bere, debbono umettare, uso questo termine medichese, umettare l'organismo e bere più volte fra colazione pranzo e pranzo e cena. Ai pasti vi libero quanto basta, quanto vogliate, importante che ci siano sempre le sante verdure a tavola. Dopodiché bere infusi, tisane, i 3 caffè al giorno, i 2-3 tè, meglio il tè verde, e tutto il resto. Ho dedicato un capitolo sull'alcol. L'alcol è pericolosissimo per tutti, ma soprattutto nelle donne, e si sottovaluta molto questo, soprattutto nella donna che prende la pillola anticoncezionale, che se poi è anche fumatrice, l'alcol diventa veramente una cosa pericolosissima. Quindi ho cercato in questo libro 2 capitoli dedicati proprio alle mie amiche, per far capire loro, alcol e fumo, e alcol e donna, e fumo e donna, provo a far capire concretamente e direttamente, come se l'avessi di fronte nel mio studio, i rischi che corrono. C'è una nostra ascoltatrice, Marina di San Benedetto: il fatto di essere vegetariana può influire sullo stato di salute della pelle? Assolutamente sì, migliorandola. Migliorandola, soprattutto il vegetariano che comunque mangia le sue buone uova, la B12, ricordiamo, è presente nelle proteine animali. Ma io, più che il vegetarianesimo, promuovo ormai da anni e pratico il veghittico. Sta nel mangiare 3-4 volte la settimana pesce, e il resto tante verdure, i nostri buoni cereali e legumi. Veghittico. Il veghittico, lanciamo questo hashtag. Viva il nostro pesce azzurro del porto di San Benedetto. Bene, c'è un saluto che dobbiamo fare a Barbara Tomassini, grande artista, grande donna, la salutiamo questo volentieri. Questo libro in primis è dedicato a Barbara, e vorrei tanto, ma lo sarà così, che in questi miei atelier di presentazione di artisti fossero presenti anche le sue meravigliose ceramiche. Bene, questa è un'altra sorpresa che facciamo in diretta. Un invito in diretta. Allora, le opere d'arte, la donna è già di per sé un'opera d'arte. È un capolavoro. Infatti nelle mie serate, già nell'atto unico, c'era un sottofondo, pensa, in quei 90 minuti dell'atto unico di Prospettiva Rosea di Gorni Kramer, Donna. Anche qui voglio ringraziare un numero uno ascolano che è a Londra, Max Fattori, che mi ha fatto questa colonna sonora alle tastiere. E Donna, cosa si fa per te? Tutto. Si fa tutto per le donne. Io ho voluto regalare la mia esperienza trentennale, dove 9 su 10 di chi bussa alla porta del dottor Mariani è donna, ha fra i 40 e i 60 anni. Allora, tutta questa esperienza, non il ginecologo, non l'endocrinologo, ma l'angiologo, mangiologo, ma togliamo tutte queste diciture, il medico amico, il dottor Mariani, a disposizione della donna con le 3 grazie. Questo libro inizia con la descrizione alla Sgarbi del dipinto di Botticelli, La Primavera, dove sono rappresentate 3 grazie. Io l'ho chiamata energia, chimica e soma. L'equilibrio, la ricerca dell'equilibrio, mettere in equilibrio queste 3 condizioni. Il soma è il corpo, quindi quando ci fa male gridiamo. Quando stiamo bene c'è un gran sollievo, viene fuori il sorriso. La chimica può interagire molto, quello che mangiamo, beviamo, respiriamo, per cambiare la nostra condizione fisica. Quindi non è mai banale, anche lo dico alle persone che hanno in questo momento guai, malattie, patologie, non sottovalutate l'importanza di quello che mangiamo, beviamo e respiriamo. E poi c'è energia. Energia ha tolto tanta energia al dottor Mariani nel volerla rappresentare, perché energia è quello che pensiamo, quello che facciamo e come che reagiamo. Non è istinto la reazione. La reazione è frutto anche di tanta esperienza. E allora la meravigliosa donna ha molte marce in più, perché nella sua energia ha tanti suoi belli ormoni, ai quali in maniera molto televisiva, quindi semplice, diretta, è dedicato un capitolo proprio per spiegare come metterli in armonia, come un brano di Giovanni Allevi. Ah, fantastico, è il piceno che torna. Bene, siamo veramente in dirittura d'arrivo, resterei ancora qualche ora a parlare con te. Sì, purtroppo... però io devo dire una cosa, che è la cosa... Vai, dilla. Sull'arte, la copertina di
questo libro è un'opera d'arte dedicata ad Alejandro Pereira, questo artista argentino erede di Mimmo Rotella, che ha fatto un papier en colle sulla mia immagine, decomponendo il dottor Magnani e ricostruendolo con tutti articoli e volti di donna, in primis La Primavera di Botticelli, Le Tre Grazie e Flora e tutto questo meraviglioso mondo femminile. Beh, quindi il dottor Mariani diventa l'universo femminile in un certo senso, lo incarna nel vero senso della parola. Mi piacerebbe tanto che con questo libro in mano, che sono 200 pagine, quindi si legge in un'ora e mezza, quando abbiamo fatto la revisione delle bozze, cioè, c'è un grande entusiasmo, pensate anche dei professori di lettere che hanno rivalutato il mio operato, proprio perché è un libro che è conseguenziale e dove ti insegna a difenderti dai nemici, ma soprattutto a praticare tante buone scelte che sono alla portata di tutti senza troppo prendere dal borsellino. Bene, un saluto rapidissimo lo facciamo anche a Massimo di Ascoli Piceno. Grande Massimo, al prossimo concerto di Luca Carboni assieme. E poi tutti gli altri amici che hanno interagito con noi. Veramente e che l'hanno fatto. Tanti. Bene, io ringrazio te, ecco, Salone del Libro di Torino, ma poi ti aspettiamo anche nel territorio. Assolutamente, e perché no? Fra gli artisti vorrei un conduttore che è fra i più grandi artisti, che si chiama Luca Sestili. Grazie di cuore, alla prossima. Grazie Luca, ciao a tutti!